Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la SDS, la serie delle sette. Sempre pronti, sempre presenti con i nostri gamberetti alla conquista del mondo. Ragazzuoli, stavo guardando la classifica e noi siamo 14esimi con 23 punti. Non è male, ricordiamoci che noi veniamo dalla League 2, quindi siamo neopromossi. La zona playoff, quindi la promozione, è a 35 punti, quindi 12 punti di distacco. La zona retrocessione invece dista è 11 punti, quindi siamo a 11-12 punti di differenza, se non sbaglio, se la matematica non è una opinione, dovremmo avere 12 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Io volevo semplicemente vedere un attimino quali erano le pretese del club che si stanno a incavolare tutti. Allora, termina la stagione con un guadagno di questo non lo faremo mai. Termina la classifica, ci siamo, mantieni una striscia di vittoria, questo l'abbiamo fatto. Crescita giovani l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto. Questo ci siamo messi bene. Massima, non ci riusciremo mai ad avere un guadagno di 10 milioni, raga. Ma di che sta a parlare? Dai, ma chi pensa di avere come squadra il Real Madrid che può fare questo fatturato? Comunque, non perdiamoci in chiacchiere, non chiacchieriamo troppo. Andiamo alla prossima partita contro il Colchester. Contro il Colchester, buona così. Il prossimo incontro è fondamentale. E contro il Colchester, sì. Contro il Colchester, sì. McKinley giochi sicuro. Il nostro portiere titolare, signori miei, ci penserò, ma gioca sicuro con McKinley, che è tornato alla nazionale, possiamo schierarlo in campo. Allora, Stockton Morris, no, qui facciamo tornare Leighton Schmidt, anche se facciamo. No, manteniamo Morris, raga, è diventato un 63, se lo merita. A centrocampo leviamo Wilding e mettiamo Lewis, che però è stanco, quindi non può giocare. Nicholson fuori per Tonev. Craston l'hai giocato e ti sei lamentato per Mitchell, Sutton Blue. Niente, Hamilton si è rotto brutto pesante, raga. Fuori Craston, dentro Raja, fuori Taylor, dentro McKinley. Devo andare a vedere che si è fatto Hamilton, raga. Cioè, non ho capito perché non mi hanno dato le informazioni. Forse mi è arrivata la mail e non l'ho letta. Che si è fatto Hamilton, raga? Il nostro difensore del futuro. Che si è fatto? Frattura clavicola, fuori per 2 mesi. Ottimo. Cioè, Hamilton mio, stavi toccando i 60, ti sei rotto per tutto l'anno praticamente. Perfetto, grande Hamilton, grande Hamilton. No, non la devo giocare la partita. Errore tecnico-tattico. Andiamo a simulare contro il Colchester. Siamo fuori casa. Loro vengono da una vittoria. Da una vittoria contro l'Accrington. E noi che ci famo? Ci pareggiamo. Va bene, va bene. Abbiamo pareggiato noi al 37esimo. Dopodiché Reid è uscito per Casadei e Morris si è preso un cartellino giallo. Va bene, va bene, va bene. 1-1. Andiamo con gli allenamenti. Andiamo con gli allenamenti, signori miei, vediamo, qualcuno sale, sì, Reid diventa 67 e Naga, lo chiameremo Naga, raga, perché c'è un finale di parola di nome che non si può pronunciare, il nostro Naga sale a 57, dai Naga, McKinley viene a chiacchiera e gli rispondiamo che deve stare tranquillo e deve continuare a lavorare così, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Andiamo avanti alla prossima partita che è molto ravvicinata, raga. Molto ravvicinata. Il prossimo incontro è fondamentale. Lewis vuole giocare. Va bene, Lewis. Ti faremo giocare anche perché devo fargli per forza dei cambi. Perché non. Se no, non avete il fiato per finire la partita. Quindi, Stockton e Morris. Allora, Morris lo mettiamo di qua. Stockton lo facciamo uscire per Leighton Schmidt. Wilding fuori per Lewis. Reid fuori per Mariani, raga. Tonev fuori per Nicholson, Mitchell fuori per Craston, Sutton e Blue sono gli unici due che abbiamo forti, Raja me lo tengo e Mitchell me lo tengo pure. No, va bene così raga. Andiamo in campo così. Formazione un po' rimaneggiata, un po' di mix giovani e esperti, ma contro l'Accrington che viene da un pareggio, contro il Blackpool, che ci famo noi? Perdiamo 2-0 contro l'Accrington. No, non ci voleva questa, raga. Contro l'Accrington dovevamo vincere. Non so neanche dove sia in classifica, però adesso siamo quindicesimi con 24 punti. E va bene, stiamo calmi. McKinley è contento. Apprezzo il tuo impegno. E Lewis, devi continuare a migliorare. Lewis mio, devi continuare a migliorare, zio. Prossima partita è ravvicinata anche questa, il 28 novembre. 28 novembre, mamma mia, ma sono tutte una dopo l'altra le partite, dai, che cavolo. Come faccio a far recuperare i miei giovani? Ah, fuori Morris per Stockton, è pure stanco, quindi.
Fuori O'Sullivan, dentro no, 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 Tonev, deve giocare Casadei. Casadei, Lewis stanco, lo facciamo giocare. Mariani fuori per Raid e Lewis fuori per Wilding. Nicholson gli diamo un'altra partita, anche a Craston. Blue deve giocarle lui. E qui mettiamo Braxton, signori miei. Mettiamo Braxton, devo dare un turno di veloce, anche perché se non sbaglio la prossima partita è di l'FA Cup, se non sbaglio. Tonev vuole giocare, l'abbiamo messo in campo a Tonev. Intanto rispondiamogli, ci penserò. Tonev l'abbiamo messo in campo? No, no, mettiamo in campo Tonev. Se no mi si arrabbia e poi sono cavoli, signori miei. Se mi si arrabbia Tonev sono cavoli. Quindi dai così. Dai così, dai così. Il principale, ospite contro il Blackpool. Non so dove sia, ecco, vedete, Lacrington era davanti a noi in classifica. Dobbiamo vincere contro il Blackpool, che famo? 1-1. Che partita inutile. L'abbiamo pareggiata noi al 24esimo. Sutton si è preso un cartellino giallo ed è finita così. Pochissime emozioni in questa partita. Pochissime emozioni. Credo che avrei potuto fare di meglio, zio. Tutti l'avremmo pensavamo che potevi fare di meglio. Se vuoi giocare, dico, non ti preoccupare. Levi, grazie per aver rimesso in squadra. Va bene, Lewis, basta che non ti lamenti più, perché non vi sopporto più. Una squadra dei lamentosi siete. Dai. Allenamenti, nessuno che sale. Bravi ragazzi, bravi, bravi. Veramente complimenti, veramente complimenti. Ah, Raid è diventato un 67. Dobbiamo sostituirlo con Mariani, se non sbaglio, Casadei, non mi ricordo. Dai, 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 dai. Taylor vuole giocare. Questa è partita di campionato. Taylor, mi sa che dobbiamo farlo giocare, raga. Allora, mister. Chi è Taylor? Il nostro portiere. È la tua occasione, dai, Mitchell. Ci penserà, Mitchell vuole giocare. Facciamo giocare Taylor, raga. Comunque se lo merita. Allora, fuori Morris, dentro Stockton. Fuori Casadei, dentro Sullivan. Fuori Wilding, dentro Lewis. Raid la deve giocare. Fuori Tonev, dentro Nicholson. Fuori Claston, dentro Mitchell. In difesa siamo questi, non posso farci niente. E vabbè, mettiamo Hold, raga. Fuori Braxton, dentro Raja. Fuori McKinley, dentro Taylor. Ah, comunque 65 Taylor, raga, tutto rispetto per Taylor. E va bene. Ne rischiamo così. Wildingham è primo in classifica, raga. È sconfitta già a prescindere. Cioè, è sconfitta già a prescindere. Quindi, tanto vale 2-0, infatti. Perdiamo 2-0 pesante. Ammonito Raja e sostituzioni per Raid e Nicholson per Tonev e Sloth. Ma era sconfitta già preannunciata, raga. Era una sconfitta già preannunciata. Ora c'è l'FA Cup contro MK Dons. Lì dovremo impegnarci, raga. Andiamo un attimino avanti, così arrivano anche gli osservatori. Allora, aggiornamento dell'osservatore. Che ci ha portato dal Brasile? Francisco Tavares, 61-83. Ti ho pagato un botto di soldi, osservatore. Mi stai portando a giocatori che sono inguardabili. Diogo Neves è interessante. Bravo, bravo. Alfonso Cabral. No, Alfonso no. Renato Pereira. Nemmeno Renato Pereira. Igor Cardoso, inguardabile. L'unico da tenere sotto occhio è questo Diogo Neves, che lo teniamo lì. 70-94, sembrerebbe promettere bene. Poi abbiamo McKinley, che ci porta McKinley. Chris O'Connor, 68-48-66, no. Patrick Curran, 67-91, no. Donald Dunphy, giusto, 61-85, no. E alla fine O'Reilly ci porta Nagat, un altro Nagat, è il fratello di quello, ma sei inguardabile, zio, tuo fratello è molto più forte. Ryu, che è inguardabile anche lui, e infine Oshiro, inguardabile, perfetto. E va bene, vediamo chi è che vuol parlare. Mitchell, anche se non abbiamo vinto, continua a esercitarti. Bravo Mitchell, bravo Mitchell. L'unica cosa voglio vedere è se i nostri osservatori sono tutti giusti che stanno osservando. Sta seguendo giocatori, sta seguendo giocatori, sta resoconto disponibile. Ok, va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti alla partita contro l'MK Donks. E ci andiamo a giocare, raga. Ci giochiamo la partita contro l'MK Donks. Vediamo cosa riusciamo a fare in FA Cup. Vediamo se riusciamo a fare in FA Cup. La squadra si è riposata. Allora, io direi Stockton Morris. Va bene. Che ci sta. O'Sullivan va bene. Lewis va bene. Raid è distrutto. Ma deve giocare. Tonev titolare. McKinley titolare. Sutton al posto di Hod gioca attorno a Mbulu. Raja e al posto di Taylor torna McKinley.
Dopodiché, raga, va bene così. Mi dispiace per Raid. Vabbè, facciamo uscire Raid, raga, gioca Wilding. Fuori Raid per Wilding, però. Dov'è? Raid, ce lo portiamo in panchina e ci portiamo anche Casadei al posto di Slow. Sì, va bene così. Va bene così, va bene così. Vediamo se riusciamo a passare il turno in coppa, raga. Ci proviamo contro la MK Dons. La MK Dons. Siamo in casa, l'FA Cup, che famo? Vinciamo 1-0, grande! Gol di Nicholson, che è entrato al posto di Tonev, che si è rotto. Ottimo, al 51esimo. Buona così, raga, passiamo il turno. Bella così, turno superato. In FA Cup. Alla grande, signori miei. Giocatore infortunato, andiamo a vedere che è successo. Giocatore infortunato, 7 settimane per Tonev. Ottimo, mamma mia che batosta. Facciamo gli allenamenti. Facciamo gli allenamenti. Casadei, Morris, Nicholson. Leviamo Raid e mettiamo Mariani. Difficile. Agilità, velocità, dribbling e controllo palla. Perfetto, lì ti devi allenare, zio. Facciamo gli allenamenti. Nicholson diventa un 69 e Morris diventa un 64. Raga, abbiamo trovato un segnale attaccante. Abbiamo trovato un segnale attaccante. Speriamo che riesca a diventare incisivo. Naka sta salendo. Naka sta quasi raggiungendo il 59. Ok, ragazzuoli. Allora, andiamo avanti alla prossima partita. Che non so quale sia, sinceramente. Partita di campionato. Siamo 15esimi a 25 punti, raga. Dai, dobbiamo continuare a difenderci così. Questo sarà un campionato di transizione. Sarò franco, il poco spazio. Craston. È Craston mio. Mamma mia, come t'accolli, Vale, però. Mamma mia. Mamma mia, offerta per il trasferimento. Di chi? Di Enzo Craston. Perché se ne vuole andare? Arrabbiato. Perfetto, Craston. Abbiamo perso pure Craston, ragazzi miei. A gennaio dovremo intervenire pesante sul mercato. Offerta per Craston. Ne vale 3,25, me ne offrono 3,90. Andiamo a trattare. Chiusura di episodio con una trattativa di mercato. Chiusura di episodio con una trattativa di mercato. Allora, vediamo se il nostro Papa Maullo riesce a convincere non so chi a dargli quanto. A dargli qua, magari 4, 4, 4,30. Dai, avanza offerta. Accetta, no, vabbè. Papa Maullo, i poteri di Papa Maullo, signori miei. I poteri di Papa Maullo, cioè, impressionante. Nessuno gli dice di no. Nessuno gli dice di no. È peggio di un Jedi. Ti fai un colpo con la forza e va bene tutto. Speriamo che lui decida di andarsene, così ci leviamo un tiragrane dallo spogliatoio. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!